Abbiamo le ultime tre lezioni insieme, una oggi e due giovedì, altre laboratorio domani. E le usiamo ovviamente per fare esercizi, quindi io chiuderei oggi il nostro esercizio che ci ha fatto compagnia lungo tutto il corso, che era il tema dell'esame sullo studio medico, terminando un pochino di ragionare sui KPI di questo problema. Dopodiché vediamo se abbiamo tempo ancora oggi oppure dedichiamo la giornata giovedì a vedere insieme un altro tema d'esame. Cercando di vedere i vari altri punti domani, cioè giovedì come esercitazione, e io penserei di prendere il tema d'esame precedente, quello di giugno, no? Questo sull'editore digitale, di cui magari svolgerò insieme per sommi capi, tanto per così, per ripassare le varie parti. E le varie tipologie di domande che possiamo avere all'esame. Ma allora, dedichiamo un po' più del tempo del solito oggi ai KPI, visto che è l'argomento caldo, essenzialmente, su cui abbiamo fatto solamente una mezz'ora di esercizio. Allora, ricorderete che la volta scorsa, giovedì scorso, abbiamo provato a modellare uno dei KPI di questo del processo di prenotazione relativo a questo esercizio, dal punto di vista di uno degli stakeholder. Quindi, quando parliamo di KPI, dobbiamo sempre purtroppo ricordarci della catena da cui nasce un indicatore. Un indicatore relativo al punto di vista di uno stakeholder su un processo all'interno di un contesto più ampio, all'interno di un sistema informativo più ampio. Quindi, devo dichiarare qual è il processo, devo dichiarare qual è lo stakeholder. Poi, all'interno dei vari indicatori, ovviamente, questi indicatori, tanto per ricordarcelo, si collocano, dov'è quella bella figurina? L'ho persa, in una delle categorie, no, non è questa, vabbè, dai, la recupero dopo, una delle categorie di indicatori, abbiamo visto di qualità, di efficienza e così via. Allora, dicevo, proviamo a continuare a ragionare sui KPI di questo processo, processo della prenotazione. Giovedì scorso abbiamo identificato, abbiamo provato, diciamo così, a porci dal punto di vista di uno degli stakeholder, in particolare l'utente, e ci siamo chiesti quali erano gli aspetti di questo processo che più creavano valore, più erano importanti dal punto di vista di quella tipologia di utente. Allora, il primo che abbiamo identificato è il tempo di attesa, no? Non c'è parte del tempo di servizio, che è un intervallo di tempo misurato. E abbiamo imparato a descriverlo in questo modo. Adesso proviamo a chiederci quali altri, se ci sono altri indicatori che possiamo in qualche modo esprimere per misurare il valore creato dal processo per lo stesso tipo di stakeholder, sempre per l'utente finale. Ricordiamoci che siamo limitati alla vista del processo, quindi sicuramente un indicatore molto importante all'utente finale sarebbe il prezzo della visita, quanto costa. Il prezzo della visita, il costo della visita non ha nulla a che vedere col processo che stiamo considerando, che è il processo di prenotazione. Non è influenzato né influenzabile, cioè è inutile che io mi crei un indicatore il cui valore è indipendente da cosa succede all'interno di questo processo. Cioè io vorrei un indicatore che, se mi accorgo, se mi dovessi accorgere che l'interpretazione del valore ottenuto dall'indicatore non è soddisfacente, io posso in qualche modo agire sul processo o sulle risorse dedicate al processo al fine di poter modificare questo indicatore. Se scopro che il prezzo è troppo alto, mi chiedo, ma a livello dell'activity diagram di prenotazione, come posso fare a modificare il prezzo troppo? Non posso, perché è una cosa diversa, no? Quindi dobbiamo sempre fare attenzione che il KPI sia effettivamente una misura di ciò che avviene dentro il processo, quindi come tale influenzabile del processo. Facciamo attenzione quindi che non dipenda, ad esempio, che non sia solamente un KPI di input, perché le quantità di input tipicamente non le decide il processo, ma gli arrivano in funzione di fattori esterni, dei processi che stanno a monte. Quindi, rimanendo nel processo di prenotazione e rimanendo, dove siamo nel nostro studio medico, rimanendo
come utente quindi andiamo paziente prenota una visita come paziente ci sono altri aspetti che ci interessa valutare ad esempio è vero che io ho un tempo di prenotazione però il fatto che la prenotazione avvenga istantaneamente piuttosto che invece essere inseriti in lista d'attesa è un altro aspetto rilevante, un altro aspetto importante. Cioè nel momento in cui faccio la prenotazione ho già una data. Data proposta da me o proposta dal sistema, tutto sommato è poco influente. La differenza è tra avere una data subito o avere una data più avanti quando verrò ripescato la lista d'attesa. Quindi questo secondo me è un altro fattore importante che lo vedrei ricadere che vuoi chi sei non ti voglio che ricade nella categoria diciamo dei perfect orders cioè quanto frequentemente la prenotazione avviene all'istante. Avviene al primo tentativo o direttamente viene confermata subito. Tra parentesi, e quindi non si va in lista d'attesa. Ho pensato di proporre questo anche per far notare che è indipendente rispetto a quello precedente. Non c'entra nulla col tempo di attesa, che è un tempo di servizio. Perché magari la prenotazione ce l'ho subito, ma mi viene data tra 4 mesi. La data che mi viene assegnata è tra 4 mesi, la so subito, non devo essere messo in lista d'attesa, ma mi viene data un'informazione molto in là. Quindi non è detto che migliorare uno di questi due KPI migliori l'altro o viceversa. Anzi, tendenzialmente potrebbero essere in conflitto questi due. Perché un modo per evitare la lista d'attesa è quello di darti comunque una prenotazione, anche in avanti, tra 8 mesi, 10 mesi. Io la prenotazione te l'ho data. La lista d'attesa è un meccanismo per cercare di ottimizzare i tempi, no? Riempire i buchi e quindi in qualche modo ridurre il tempo d'attesa. Perché io riesco a infilarti in un buco, tra una settimana riuscirò a infilarti in un buco che una settimana prima, quando avevi fatto la prenotazione, non c'era perché ero occupato o non era ancora disponibile. Quindi, a prima vista potrebbe sembrare la stessa cosa, sì, ma la stessa cosa, io voglio comunque avere una risposta, no, un conto è avere una risposta subito, un conto è avere una risposta subito o dopo, ma che sia relativa a una data poco distante da quella attuale. E sono in conflitto queste due cose, no? E se riusciamo, se vogliamo, non è una regola, però, a trovare dei KPI che tra di loro siano in conflitto, vuol dire che stiamo facendo delle scelte fatte bene, perché vuol dire che stiamo vedendo il processo dai vari punti di vista. Se invece vediamo solo un punto di vista solo, troveremo delle misure che vanno tutte nella stessa direzione, ma vuol dire che stanno misurando sempre la stessa cosa, in qualche modo. No? Allora, in questo caso, possiamo mettere percentuali di prenotazioni subito. Diamo una sigla. E come faccio a calcolare questo? Lo calcolo come fazione, come rapporto. No? Devo calcolare il numero, in qualche modo, di prenotazioni che vengono confermate, qui abbiamo detto subito, adesso poi siamo più precisi, rispetto al numero di prenotazioni totali che sono state inserite nel sistema. Quindi, sono le prenotazioni, numero di prenotazioni confermate subito, e che vuol dire
o sulle date proposte dall'utente, oppure date proposte dal sistema, rispetto alle prenotazioni totali inserite. Inserite o confermate, sono due numeri diversi. In questo caso nel nostro sistema, il nostro processo è un po' semplice, per cui non prevede l'abbandono di una prenotazione, la cancellazione, quindi tendono a coincidere. Quindi qua ho spiegato meglio che per me subito è indifferente che sia una data proposta da me o una data proposta dal sistema. Volendo potrei avere un altro indicatore che invece va a distinguere queste due. E come lo calcolo? Vabbè, il calcolo in questo caso è facile, non facciamoci ingannare dal linguaggio, io devo fare un conteggio del numero di prenotazioni. No? Quindi noi abbiamo, usiamo sempre i termini del nostro modello, vediamo dove possiamo. Abbiamo le varie richieste e ogni richiesta prima o poi otterrà una conferma. Io da questo diagramma delle classi però non riesco a capire se la conferma l'ho avuta subito oppure l'ho avuta dopo. Per poterlo sapere devo andare a vedere il diagramma dell'attività e quindi di fatto questa è l'attività, il sistema conferma al paziente l'avvenuta prenotazione della sua richiesta, è l'attività che mi interessa intercettare, sia che una delle alternative proposte dall'utente fosse disponibile e quindi viene accettata subito, sia che il sistema invece abbia proposto delle proposte diverse e una di queste fosse accettata. Quindi questa è un blocco che possiamo chiamare mettiamo qua fare più piccolo, sì. Metto una nota qua, un punto, per non dover scrivere completamente il nome dell'attività, no? Quindi questo è il punto che voglio andare a vedere, quindi conta le proposte accettate subito, diviso le proposte totali inserite. Allora, le proposte inserite che cosa sono? In realtà sono un indicatore di input, un KPI di ingresso, un volume di ingresso. Quindi in questo caso sto definendo un indicatore composto che è il rapporto tra due misure, una che sto facendo per i miei scopi in questo momento, un'altra che in realtà già di per sé è un indicatore, un altro tipo di KPI, in questo caso è tipo volume di ingresso. Allora, per evitare di complicare le formule, soprattutto quando ci sono dei termini che il volume di ingresso comparirà probabilmente in molti indicatori, lo definiamo a parte, come viene definito a parte, no? Quindi potremmo chiamarlo prenotazione in input. E prenotazione in input me lo definisco a parte. Che cos'è? È un KPI di tipo input volume che è il numero di prenotazioni in ingresso, inserite dai pazienti. E questo come faccio? Il metodo di calcolo, vabbè, semplicemente
calcola il numero di prenotazioni inserite e il calcolo lo posso fare molto semplicemente andando a prendere questa volta il modello concettuale. Nel diagramma delle classi, vieni su. Nel diagramma delle classi abbiamo finalmente l'oggetto richiesto, la classe richiesta, che è esattamente quello che mi serve. Quindi conta. Quindi qua ho definito questo PIN e spiego in che cosa consiste. Quindi ho aperto una parentesi, ho definito, sto cercando di definire cosa è questo PIN, poi andrò avanti a definire l'indicatore principale, questo è il %PS. Allora, qui dicevo, non facciamoci ingannare dal linguaggio, a volte in italiano diremmo, vabbè, somma il numero di richieste che ricevi. Attenzione, non mettete somma, ma non confondere la somma col conteggio. Nel linguaggio così colloquiale lo diciamo, la somma di tutte le richieste. La somma, formalmente, immaginate la formula Excel corrispondente, o la formula SQL corrispondente, è la somma di valori numerici corrispondenti a ciascuna richiesta. Quindi io potrei fare la somma delle durate delle richieste, non la somma delle richieste. Quando informalmente diciamo la somma, in realtà è il conteggio del numero di richieste distinte tra di loro. E quindi ho una formula di count, conta, scrivetelo in italiano, scrivetelo in inglese, come preferite. Quando ho un conteggio, la scala di valori che mi salta fuori da questo conteggio è sempre una scala di tipo assoluto, perché conto oggetti distinti. Quando ho una somma, in realtà la scala che mi salta fuori dipende dalla natura della misura che sto prendendo, che sto sommando, no? Della misura che sto sommando. Quindi il numero di prenotazioni inserite è sicuramente qualche cosa che è nella scala absolute, è un numero puro, l'unità, essendo assoluto, non ha nessuna unità di misura, la fonte di questo è il class diagram, e in particolare la classe richiesta. Questo KPI di ingresso ci rimane in campo, abbiamo detto, un volume di ingresso che chiamo PIN, prenotazione di ingresso, che sono il numero di prenotazioni inserite dei pazienti, ottenuto contando gli elementi della classe richiesta, va bene. Qui c'è il campo interpretazione. Allora, il campo interpretazione mi trova un pochino in imbarazzo se sto parlando di un KPI di ingresso. Cioè, l'interpretazione dovrebbe darmi la chiave di lettura di quel valore e dirmi se quel valore è adeguato oppure devo cercare di aumentarlo, diminuirlo, o cercare di agire perché si avvicini più a un valore obiettivo. Ma qui non dipende da me, quindi qua non me la sento di dire che quel numero è troppo alto, deve essere più alto possibile, deve essere più basso possibile, è quello che è un ingresso, è un volume di ingresso. Uno potrebbe dire, ma no, ma guarda che, dimentichiamo per un attimo lo stakeholder, allo stakeholder, al direttore della clinica, interessa che quel volume di ingresso sia più grande. Sì, certo, ma non è col processo prenotazioni che può renderlo più grande. Magari sarà col processo pubblicità, promozioni o altre leve che può usare, no, per aumentare il volume di ingresso. E quindi darsi degli obiettivi sul fatto, beh, nel prossimo semestre voglio avere più pazienti, più medici, eccetera. Qui è un input, quindi per il volume di input, in generale per tutti i KPI di ingresso, non ha senso specificare un'interpretazione. Perché essendo qualcosa di esogeno che mi arriva dall'esterno, non può essere un oggetto di un mio obiettivo di miglioramento del processo. Quindi qua non devo scrivere nulla, adesso tra di noi ce lo scriviamo, perché è un KPI di ingresso e quindi non modificabile, non influenzabile dal processo. Quindi non ha neanche senso che mi chieda
Excel, cosa fai? Allora, non ha neppure senso che mi chieda se va bene, se non va bene, se è troppo alto, se è troppo basso. È quello che è, appunto. Per questo che diciamo che i KPI di input, ma così come anche quelli di output, non sono veri e propri KPI, sono più dei valori d'appoggio che usiamo nella definizione dei KPI veri. Quindi quando all'esame vi diremo trova i tre KPI più significativi, gli eventuali KPI di input o di output che indicate non contano nel tre, cioè sono KPI veri di processo, non di contesto. Ok, allora eravamo arrivati qua, abbiamo fatto questa parentesi sull'input volume per definire il simbolo picconing. Allora, questo numero di produzioni confermate, che cos'è? Allora, proviamo ad andare a, prima di dare l'interpretazione, a dire la scala dell'unità di misura. Allora, l'unità di misura che cos'è? È una frazione, da 0 a 1, no? Magari per comodità la possiamo esprimere in percentuale, infatti nel nome dell'indicatore ci ho messo per 100 PS perché è una prenotazione subito, perché magari mi è più comodo esprimerla in percentuale. L'unità di misura, perché è un rapporto da proposta fratto proposta, non ha un'unità di misura sua, lo esprime in percentuale, quindi da 0 a 100. E la scala? Allora, la scala di questa quantità misurata è una scala dei rapporti. Perché è una scala dei rapporti? Ma perché due elementi me lo fanno dire. Uno è che esiste uno zero e lo zero ha un significato. Cioè che quel rapporto lì valga zero significa che, cioè non è arbitraria la posizione dello zero come potrei avere in altri tipi, nelle scale di intervalli, ad esempio. E è possibile passare da una scala di misurazione a un'altra, da un'unità di misurazione a un'altra, esclusivamente moltiplicando per il coefficiente correttivo. Ad esempio, quella frazione viene fuori completa a 0 e 1. Se io la moltiplico per 100, ottengo la percentuale. Se la moltiplicassi per 1000, otterrei la percentuale millesimale, no? Il millesimale di questa misura. Quindi l'unico modo di esprimere questo valore su scale diverse è quello di cambiare il fondo scala, no? Fino a 1, fino a 100, fino a 30, fino a 1000, ma sono tutte trasformazioni moltiplicative pure. Quindi il fatto che si passi da una scala all'altra solamente moltiplicando, non posso traslare, e il fatto che lo 0 sia fissato, non possa essere spostato arbitrariamente, mi fa dire che questa è una scala di rapporto. Ratio. Il che mi permette poi di fare delle operazioni, praticamente qualunque tipo di operazione statistica o di aggregazione sul valore risultante da questo rapporto. La fonte l'abbiamo già visto, anche qua è l'activity diagram, che è quella attività che avevamo marcato. E che interpretazione diamo? Quindi qual è il valore ottimo e quali sono i valori accettabili di questo indicatore, se riusciamo a esprimerlo. Allora, proviamo il valore ottimo, sarebbe il 100%. Prima di scrivere il 100% mi fermo un secondo a chiedermi se è fisicamente realizzabile. Probabilmente sì, cioè nel senso che non ci vedo degli ostacoli o delle controindicazioni enormi al fatto che quell'indicatore valga il 100%. Anzi, avevamo già visto prima come era possibile farlo, basta allungare a dismisura i tempi d'attesa. Quindi, idealmente, posso dire questo qua dovrebbe valere 100%. E diciamo che è un valore accettabile, possa essere almeno il 60%, butto lì dei numeri, poi in realtà dovrei vederli magari sullo storico, su dei benchmark, visto che i confronti vanno sempre fatti rispetto a qualche cosa. E comunque è più alto possibile. Quindi se riusciamo proviamo a identificare sempre questi tre ingredienti, cioè valore ideale, valore accettabile o range di valori accettabili e comunque tendenza, preferisco che cresca, preferisco che diminuisca, preferisco che rimanga costante.
rimanga uguale all'anno precedente. Ecco, già avere questi due indicatori mi fanno vedere che la gestione di questo processo richiede di trovare dei compromessi. Perché il valore ideale del primo indicatore, cioè 1 il giorno dopo, e il valore ideale del secondo indicatore, cioè non c'è lista d'attesa, sono incompatibili. Ci siamo convinti che il modo per massimizzare il secondo indicatore sia dare appuntamenti in là nel tempo, dove non ho problemi, dove sicuramente ho disponibilità. Vabbè, dal punto di vista del sistema informativo, chi se frega, nel senso che lui tira fuori questi numeri e poi questi numeri qualcuno leggerà, qualcuno deciderà. Dal punto di vista gestionale, quindi del manager che deve interpretare questi numeri, immaginate cosa potrebbe succedere, i danni che si potrebbero fare se anziché guardare entrambi i numeri contemporaneamente se ne guardasse uno solo. No? Tante volte si fanno delle scelte, si gestiscono i processi sulla base di un indicatore solo o di un indicatore principale. Allora, è vero che tu qualunque sistema lo puoi modificare in modo da incrementare o compare un certo valore. A scapito degli altri, però, se non stai osservando anche gli altri contemporaneamente, migliori quell'indicatore e peggiori automaticamente gli altri. Quindi, per questo, bisogna sempre riuscire a tenere presente i vari indicatori di processo e non concentrarsi su uno solo. Sono quelli che dicono, magari, cioè, le aziende private devono concentrarsi unicamente sul profitto o sugli azionisti, stanno facendo questo. Stanno trovando un indicatore e dicendo compiamo tutte le azioni necessarie per poter migliorare quell'indicatore lì. Tra virgolette, costi quel che costi, cioè nel senso che non ci interessa che cosa succede agli altri indicatori. Un indicatore da solo, facciamo cose più semplici, se quello che dice l'indicatore più importante per me è la media, il voto medio, e poi magari ti lauri in 18 anni perché hai preso 29 e vuoi ridarlo finché non prendi 30, no? Cose di questo genere. Guardare un indicatore solo ovviamente è sempre sbagliato. Sempre sbagliato perché non ti permette, abbiamo visto con questo esempio molto molto semplice, su un processo molto molto semplice, però indicatori anche simili, no, riguardano lo stesso processo, la prenotazione, sempre la soddisfazione dell'utente che fa una prenotazione, però già tirano in due direzioni leggermente diverse. Allora, se voglio avere un sistema, gestire un sistema, devo tenere conto contemporaneamente di tutto. E che complica ovviamente la vita, perché avere un numero solo io posso dire quest'anno rispetto all'anno precedente è andato meglio o peggio, perché il numero è migliorato o peggiorato. Avere un insieme di numeri potrò dire che sono andato meglio in questo, ma ho pagato dall'altra parte, allora sono contento, è giusto che fosse così oppure no, e allora questo ricade però non più a livello manageriale, ma ricade sul livello strategico. Cioè, a quali di questi indicatori, a quali di queste direzioni di sviluppo vogliamo dare maggiore importanza? Sono questi tipi di ragionamenti che si possono dare in questo caso. Altri indicatori dal punto di vista degli utenti. Io lascio sempre per ultimo, sottinteso, non lo faccio neanche, la soddisfazione dell'utente. No, vabbè, fatelo scrivere, dai, user satisfaction. Perché questo c'è sempre. Qualunque sistema informativo può dare adito alla domanda, caro utente, sei stato soddisfatto dell'uso del sistema, dell'interazione col sistema, l'hai trovato facile da usare, veloce, con errori, eccetera, eccetera, no? Però questo tipo di informazioni si possono ottenere solamente facendo, lo metto come metodo, un sondaggio. Sondaggio a tappeto, sondaggio campione, online, prendo dei gruppi di persone, varie tipologie di sondaggio. Questo in qualunque processo, per qualunque stakeholder, lo potete sempre aggiungere. Ok? Quindi non ci perdo troppo tempo. Poi ovviamente che cosa vado a estrarre da questo sondaggio è un altro discorso, dal punto di vista del calcolo, magari lo facciamo dopo. L'unica cosa che vi metto come warning, se volete aggiungere questo come KPI, è ragionare bene sulla fonte.
cioè dove li prendo i dati del sondaggio, ce l'ho nel mio processo un punto in cui chiedo all'utente se è stato soddisfatto, anche magari una domanda semplice, se è stato soddisfatto sì, tanto, poco, per nulla. Se non ce l'ho lo devo aggiungere. O aggiungo un processo apposta che schedulerò magari tra 6 mesi, una volta ogni 6 mesi, una volta all'anno, per fare un'indagine, oppure all'interno del processo sarebbe meglio, all'interno del processo, ma ormai molti, per dire anche molti siti di e-commerce lo fanno, dopo che hai comprato qualcosa, dopo che hai concluso la transazione, ti arriva la mail, no? Anche il mio concessionario d'auto lo fa, perché tu andrai da un concessionario autorizzato, poi ti arriva la mail non dal concessionario ma dalla casa madre che ti chiede come ti sei trovato. Poi magari non rispondi, però fa parte integrante del processo. Immaginate il token, ok, la lettura consegnata, parte la mail di richiesta di feedback al cliente. Allora, se volete inserire un sondaggio di questo genere per misurare la soddisfazione dell'utente, ricordatevi sempre di inserirlo all'interno del processo. Adesso nel nostro processo non c'era. E onestamente non saprei neanche bene quando metterlo, perché la prestazione immediata non tutti ci passano. In lista d'attesa rispondo anche via sms, e quindi quando è che glielo chiedo questo? Quando, dopo la visita magari, no? Però nel mio processo il dopo la visita non c'è, non l'ho modellata quella parte. Quindi non voglio vedere sondaggi dichiarati nei KPI che però non ci sia il corrispettivo, ma come regola generale, per carità, nel processo. E nel parlare di questo mi sono dimenticato. Ah no, un'altra cosa che si può misurare, invece misurabile sempre dal punto di vista dell'utente, può essere la facilità d'uso del sistema. Cioè l'utente, quando ha fatto il processo di prenotazione, è stato per l'utente un processo rapido, veloce, semplice, senza errori, oppure ha dovuto in queste parti del processo tipicamente questa lassù specifica l'urgenza, specifica la specialità, specifica le alternative, eccetera. Qui non lo vediamo, però potremmo immaginare di avere casi d'uso più dettagliati in cui vedi l'utente che si dice la data sbagliata, è sempre due volte lo stesso giorno, eccetera, eccetera. L'utente lì può ciclare, può trovare complesso. Allora, come faccio a capire se l'utente trova semplice l'utilizzo del mio sito? Vabbè, da un lato potrei fare un sondaggio, un piccolo test con degli utenti, ma semplicemente direttamente online. Beh, una delle cose semplici che posso fare è misurare il tempo che l'utente spende in questa fase. No? Il tempo che l'utente spende da quando entra nel sito a quando la prenotazione è correttamente inserita. Poi correttamente inserita non vuol dire necessariamente accettata, può essere accettata, no, eccetera, eccetera, ma abbiamo già gli altri indicatori che ce lo misurano. Allora, una cosa di questo genere, sempre dal punto di vista dell'utente, che tipo di KPI è? È un KPI di efficienza. L'efficienza perché esprime il risultato che ottengo, cioè la prenotazione, rispetto alle risorse che impiego, cioè il tempo che ci metto. Per me è efficiente, sì, ci metto 10 secondi. Se ci metto 3 minuti, 5 minuti per inserire una prenotazione, è una cosa che è scarsamente efficiente, un uso scarsamente efficiente del mio tempo. Il tempo dell'utente è anche una delle risorse consumate dal processo. Quindi, ad esempio, qua potrei mettere nella categoria di efficienza la facilità d'uso dell'interfaccia di inserimento proposte, richieste. Dove la facilità d'uso la misuro indirettamente attraverso il tempo impiegato per inserire la richiesta e correggere eventuali errori di immissione.
Quindi non è proprio una la facilità è un concetto un pochino più ampio. Io della facilità d'uso misuro un effetto, cioè se è più facile ci metterò meno tempo. Mettiamo tra virgolette facilità, così non storciamo troppo il naso. È più corretto ovviamente parlare di efficienza, l'efficienza d'uso più che non la facilità d'uso. Tenete presente che questo elemento può fare la differenza, non, ad esempio, nel fatto che l'utente scelga la prenotazione online rispetto ad esempio alla prenotazione telefonica. In questo esercizio non ce l'avevamo, ma sicuramente la dobbiamo offrire. La prenotazione telefonica ovviamente per noi ha un costo maggiore perché impiega del tempo della signorina che risponde al telefono, o del ragazzo che risponde al telefono. E quindi io tenderò a dire, non ce l'ho qua, però avessi entrambi i canali, a preferire il canale online. No, perché mi dà un costo fisso indipendente dal numero di chiamate, mentre invece il canale telefonico ha un costo variabile proporzionale al numero di chiamate. Allora, questo fattore di efficienza diventa poi il fattore di scelta degli utenti e che quindi poi indirettamente mi determina il costo che devo subire, no? Sul canale invece telefonico. Quindi in qualche modo può avere una sua rilevanza in un contesto un pochino più ampio di questo. Non mi cambia la vita sapere che l'utente ci ha messo 32 secondi e ce ne ha messo 35. Però se sono 30 minuti o 3, se sono 30 secondi o 3 minuti, beh io in 3 minuti la faccio prima la telefonata. Ok, allora questo qua lo possiamo chiamare tempo di inserimento, ad esempio, e come lo calcolo? E anche qua è molto simile al calcolo precedente, cioè al tipo di calcolo che avevamo per il tempo di attesa della prenotazione, solo che siamo su scale completamente diverse. Prima calcolavamo i giorni, qui invece calcoliamo i secondi e le frazioni di secondi, diciamo. Quindi anche qua dovremmo calcolare la differenza tra un tempo, diamo dei nomi ai punti del processo, questo è il punto scusate, ho finito i nomi significativi, quindi li chiamo A e B, tanto non li ho ancora usati, quindi tempo. L'istante di tempo cui passo da B meno l'istante di tempo cui passo da A. Questo ovviamente è la misura di un intervallo di tempo, sta nella scala dei rapporti, e quello che mi può interessare potrebbe essere il valore medio. Vedete che ho sempre un operatore statistico di mezzo, o faccio una media o faccio un conteggio. Un massimo, un minimo, perché non mi interessa mai la sequenza dei valori, ma devo sempre aggregarla in qualche modo. Anche l'indicatore di prima, qui abbiamo fatto la media, qui abbiamo fatto il rapporto tra due numeri. Ho tante proposte, le conto e poi il conto le richieste, e alla fine ho un rapporto tra due numeri che mi dà un numerino solo. Ricordatevi sempre di aggregare il risultato, non lasciarlo così nudo. TB-TA non è un KPI, è una misura. Per avere l'indicatore, questa misura la devo in qualche modo analizzare, aggregare. Ok, quindi questa cosa qua salta fuori come unità di misura in secondi. La scala è una scala di rapporti, in quanto differenza di tempi. La misura la traggo dall'activity diagram, in particolare dei punti. Tanto è corto, li posso scrivere A e B. E come ultimo l'interpretazione, qual è? Allora, qui il valore ideale chiaramente non può essere 0 secondi. Non è credibile, non è realistico.
non è che ci puoi mettere 0,27 secondi per fare una prenotazione su quei dati. Quindi possiamo dare un range accettabile, cioè, purché sia al di sotto di una certa soglia io lo ritengo accettabile, poi ovviamente se è minore è meglio. Quindi non riesco a dare il valore ottimo che potrebbe avere, che non è zero, in realtà non so quale sarebbe il valore ottimo, dipende dalla velocità del computer, dall'esperienza dell'utente. Potrei fare delle misure, ma così su due piedi non sarei in grado di indicarne uno. Quindi io direi che è una cosa accettabile se minore di, abbiamo detto 3 minuti, oltre 3 minuti faccio prima a telefonare, quindi minore di 180 secondi, e comunque il più basso possibile. Quindi anche su un esempio semplice così abbiamo preso uno stakeholder solo, però vedete che c'è uno spettro di cose diverse che l'utente ci vede, no? In questo processo. Allora, fatemi tornare al sondaggio. Non perché mi piace la user satisfaction, come vi ho detto, ma perché lo uso come pretesto per vedere come trattiamo ad esempio le scale di tipo ordinale. Io non sono saltate fuori, no? Allora, i sondaggi tipicamente sono fatti in buona parte da scale tipo o nominale o ordinale. Qual sei, uomo o donna? Fascia di età, questa. Quanto hai gradito? Poco, tanto, tantissimo. La maggior parte dei sondaggi hanno domande di tipo ordinale. Hanno domande da cui il cui valore, no, è da interpretare su una scala ordinale. Allora, in questo caso, come possiamo definire un KPI che abbia senso? Allora, noi sappiamo che su una scala ordinale le misure statistiche che hanno senso sono solamente la moda e la mediana. Quindi, immaginiamo, mettiamoci nel caso semplice, immaginiamo di avere una sola domanda. Ok? Allora, sondaggio con una domanda che sarebbe sei soddisfatto? Che le risposte sono per nulla, poco, abbastanza e molto. No? Quattro elementi, c'è chi dice che è meglio numero pari perché così l'utente non può scegliere il valore centrale, c'è chi dice che invece è il numero dispari, quando della letteratura che leggete vi danno opinioni diverse. Ma noi abbiamo una scala di questo genere, chiaramente una scala ordinale. Non ho scritto un 2, 3, 4. Però da qualche parte queste cose saranno mappate, mi taglio un dito se non è così, saranno mappate su quei valori 1, 2, 3, 4 internamente al sistema. Allora, la cosa più semplice che potrei fare, poi mi chiedo se è la più utile, su questo, dal punto di vista statistico, non posso fare una media, non posso fare una somma, posso fare, ad esempio, il valore modale della risposta. Cos'è la moda? È il valore più frequente. Oppure, che probabilmente non si discosta molto, la mediana della risposta. Allora, la moda della risposta è, tanto per essere pratici, il numero o tante risposte. Alcuni hanno risposto per nulla, alcuni poco, alcuni abbastanza, alcuni molto. Se immagino di metterli in quattro mucchi diversi, il mucchio più alto è la moda. Quindi è qual è stata tra queste quattro la risposta data con maggiore frequenza, dal maggior numero di utenti tra quelli che hanno risposto, chiaramente. È un'indicazione.
La moda la posso usare anche se la scala fosse una scala nominale, quindi addirittura senza ordine. Okay? Dal punto di vista dell'interpretazione, è una misura abbastanza debole. Nel senso che, supponiamo che la moda sia poco. Cioè, la maggior parte dei miei utenti ha risposto poco. Quindi vuol dire magari che io su 100 utenti ne ho 40 che hanno risposto poco, e poi magari ne ho 39 che hanno risposto abbastanza e 39 che hanno risposto molto. Capite? Sto dicendo che il 60% quasi, no, 39 più 39 farebbe quasi 80% degli utenti sono in realtà soddisfatti, ma la singola categoria poco aveva da sola, no, un valore maggiore della singola categoria abbastanza e maggiore della singola categoria molto, e quindi nella moda è saltata fuori quella. Cioè è difficile da leggere una moda da sola. Io so che quella è la categoria più alta, ma rispetto a quelle vicino, le altre vicine sono più piccole, ma di quanto? Cioè io non riesco a distinguere se ho tutti che dicono poco e solo una minoranza che dice abbastanza e molto, oppure comunque una zona importante che dice poco, che sono un terzo, ma due terzi che mi dicono che sono divisi equamente tra abbastanza e molto. È debole come statistica la moda. Ma soprattutto se in 2 anni consecutivi questa moda è sempre poco, e poco, io non ho nessuna misura che mi dica, ma sì, ma ho migliorato o no? Cioè, a parte quella colonnina che è poco, che è sempre la più alta, ma le altre come, come si sono mosse? Non lo posso dire. Allora, la mediana lavora un pochino meglio. Ovviamente, lavora, dà più informazioni in più, perché lavorando su scale ordinali può usare il concetto d'ordine che invece la moda non usa. Allora, la mediana dice, guarda, di tutti i tuoi 100 utenti li metti in fila da quelli che hanno risposto poco, quelli che hanno risposto per nulla, quelli che hanno risposto poco, poi abbastanza, poi tanto, e dimmi qual è la metà della fila. Chiedi a quello della metà della fila che cosa ha votato. Allora, nel mio caso, nel mio esempio malato di prima, io avrei 40 persone, lasciamo perdere il per nulla, magari non ha risposto nessuno. No, nel 40, 40, 40, boh. Vabbè, non c'è nessuno che ha risposto per nulla, ne ho 40 che hanno risposto poco, ne ho 40 che hanno risposto abbastanza, 39 anzi, perché se no il giochino non mi funziona, altri 39 che hanno risposto molto, la metà cade tra quelli che hanno risposto abbastanza. Se invece quelli che non hanno risposto poco hanno risposto per nulla e quindi ne avrò un numero basso, vuol dire che il gruppo di quelli che hanno risposto poco si sposta più a destra, più verso il centro, e quindi la mediana cade su quelli che hanno risposto poco. Quindi in qualche modo la mediana mi dà un'indicazione più precisa, non lo posso dire, però diciamo così, ha un potere descrittivo migliore rispetto alla moda per questo tipo di misurazione. Non si fa fregare tanto facilmente da una singola categoria che è alta. No? Tiene conto comunque dell'insieme delle altre categorie. Se quella categoria è alta, sì, è messa ne ha tanti prima o ne ha tanti dopo. Quindi è un po' meglio. Quindi quando posso, ovviamente se ho una distribuzione nominale posso usare solo la moda, se ho una distribuzione ordinale conviene, potrei usare la mediana. Ma la mediana ha comunque lo stesso problema di scarsa trasparenza che avevo già nella moda. Mi dà un risultato già al tempo, all'istante attuale, buono, accettabile, per carità, mi dice ok, la mediana è abbastanza, però se quest'anno mi dice abbastanza, l'anno scorso mi diceva abbastanza, io non so se è abbastanza tantino di più o abbastanza un tantino di meno, perché queste misure purtroppo non sono misure continue, sono misure di categoria, quella categoria lì oppure quell'altra. È per questo che la gente impropriamente fa la media, perché c'è l'impressione che se la media quest'anno è 3,2 e l'anno scorso era 2,8, la mediana è sempre la stessa,
ma sembra che sia andato un pochino meglio. Il problema è che quel valore numerico lì non ha senso, perché come abbiamo visto negli esercizi può variare, può aumentare, migliorare la mediana e diminuire la media, perché la media qua non ha senso farla, no? Però è bello, perché è un valore continuo, vedo che aumenta anche di qualche frazione, ma vedo che c'è una tendenza ad aumentare, mentre qua fino a quando non faccio lo scatto di classe non posso vedere aumentare. Attenzione, una contromisura potrebbe essere, è massiva, perché tu sei tirchio e hai messo solamente 4 classi. Metti 18 classi, così vedi che la mediana si sposta più finemente. Ma poi l'utente non ha la capacità di discernimento, no? Tra un pochino sì bene, oppure ancora un pochino meno soddisfatto di... devo avere delle risposte che comunque siano significative per l'utente. Quindi io sono purtroppo in un angolo. La media non la posso usare perché matematicamente non ha senso. L'unico potere risolutivo che mi dà la mediana è passare da una classe all'altra. Questo è uno salto troppo macro perché io posso apprezzare i trend di miglioramento o peggioramento. Per apprezzare i trend non posso, non ha senso, aumentare il numero di classi. E allora che cosa faccio? Allora, quello che si fa spesso è di definire una misura indiretta di tipo rapporto che parte dalla misura di tipo ordinale che c'è qua nel... Vabbè, ovviamente questo qua, tutto questo discorso ci sta perché questa è una scala ordinale. E questa misura indiretta qual è? È quella di definire, raggruppare, no? Ad esempio gli utenti tra utenti soddisfatti e utenti non soddisfatti. E vedere, ad esempio, qual è la percentuale di utenti soddisfatti. Allora io mi riconduco non tanto alla misura, cioè a che cosa hanno risposto gli utenti, ma a quanti utenti hanno risposto in un certo modo. Quanti utenti, una misura assoluta, che una volta che venga rapportata al numero totale di utenti diventa una misura dei rapporti, una scala dei rapporti, e quindi su questo posso poi fare un valore medio. Comunque salta fuori come un numero reale. Quindi ad esempio io duplico questa riga perché sono due approcci completamente diversi, cioè da un lato lavoro su scala ordinale così com'è, quindi abbiamo detto la moda non ci piaceva tanto, vabbè. Mettiamola così, tra parentesi, per dire se proprio non possiamo far di meglio, ma preferiamo la mediana. Nell'altro caso, cambio approccio e dico, supponiamo che di dividere gli utenti in due gruppi, quelli che hanno risposto abbastanza oppure molto e quelli che hanno risposto per nulla oppure poco. E andiamo a misurare la numerosità relativa di questi due gruppi. Quindi faccio il conteggio di quante volte è stato risposto abbastanza o risposto molto rispetto, quindi quanti sono, diciamo, gli utenti soddisfatti, più o meno soddisfatti, tanto o poco soddisfatti, almeno un po' soddisfatti, rispetto al count totale di risposte. Allora, io posso dire a questo punto che quest'anno ho avuto il 70% di utenti soddisfatti. Poi mi chiede, ma sì, era tanto o poco soddisfatti? Beh, per saperlo dovrei definire un altro indicatore che vada a distinguere tra queste due classi. Ma l'anno scorso magari avevo solamente il 60%. Vado a contare praticamente gli utenti o la tendenza degli utenti a spostarsi dall'insieme delle classi che considero soddisfacenti all'insieme delle classi che considero non soddisfacenti o viceversa. Vado a vedere, no? Se c'è migrazione degli utenti dal brutto al bello o dal bello al brutto. E questo lo posso misurare in questo modo. Ma voi mi dite, ma allora potevi fare una domanda sola, se sei stato soddisfatto, sì, no? Ecco, come utente ricevi
se io dovessi ricevere un questionario e mi chiedessero se sono soddisfatto sì o no, non saprei cosa rispondere. Perché non è mai un sì, perfetto, non è neanche mai un no assoluto. Io voglio avere, magari sono completamente insoddisfatto, allora metto no. Però è più facile per l'utente riuscire a esprimere un pochino meglio la sua valutazione che non con un giudizio booleano, secco. Poi alla fine, in realtà, questo indicatore va a vedere solamente l'effetto secco, booleano, divide a metà brutalmente la scala. Quindi questo, spesso si fa questo, no? Si fanno giochini di questo genere. Quando vedete cose di questo genere, cioè il tot per cento degli utenti ha espresso un giudizio superiore a, ha senso. Quando vedete la media del valore degli utenti, non ha senso. Anche negli articoli che pubblicano, nelle statistiche, cose di questo genere. Quindi in questo caso ci siamo ricondotti a una scala dei rapporti, partendo, seppur partendo da una misura ordinale. Adesso qua purtroppo la tabella semplificata che proponiamo per KPI non permette, non ha lo spazio, ma noi dovremmo dire che in realtà la misura diretta è una misura su scala ordinale, la misura indiretta, cioè questo rapporto dei conteggi, è una misura su scala dei rapporti. L'interpretazione chiaramente dovrebbe essere, diciamo che è accettabile, se è maggiore magari il 60%, comunque il più alto possibile. Ideale 100% non mi sento di scrivere, mi sembra una sparata un po' troppo grande. Nell'altro caso invece della mediana potrei dire che l'ideale è che la mediana sia molto, vediamoci sempre, la mediana è il nome di una classe, accettabile è abbastanza. Questo trucco qui di non riportare il valore della misura, ma la frazione delle misure che è in qualche modo in un certo range, si usa abbastanza spesso. Se vi leggete un contratto, che ne so, il contratto della Telecom, no? Dove c'è la sezione che vi dà i tempi di intervento, i livelli di qualità del servizio, eccetera, la maggior parte sono misure definite in questo modo. Vi dice che, magari proviamo a definirne uno su questo esempio, il numero, o meglio, la percentuale di interventi la cui riparazione supera i 3 giorni è inferiore al 5%. Butto lì un numero. No, ad esempio, il tempo di riparazione, no? Potrebbe essere la misura. No, quello è un numero già di per sé sulla scala dei rapporti, è un tempo. Però non ti danno la media, che potrebbero benissimo darti, non la definiscono contrattualmente, no? Il tempo medio di riparazione è. Non possono neanche darti il tempo massimo di riparazione, perché magari il tempo massimo di riparazione è 8 giorni, ma la maggior parte dei casi risolvono in 3 e ci sono dei casi in cui magari ci hanno messo 2 mesi perché chissà che tipo di guasto c'era. Allora, quello che definiscono, ma appunto lo vedo sia sui contratti Telecom che sui contratti delle ferrovie, i contratti di servizio di questi enti, di solito definiscono comunque un intervallo di accettabilità, quindi si definisce che ne so, un ritardo di un treno inferiore ai 5 minuti è accettabile, superiore no, va conteggiato, e un tempo di intervento inferiore ai 3 giorni è accettabile, superiore non va conteggiato. E allora poi come indicatore definiscono la percentuale degli interventi in cui si sia superato il valore accettabile, quindi ciò che succede sotto soglia non lo vado neppure a vedere, ciò che succede sopra soglia lo vado a conteggiare. Poi di quanto ho sforato, cioè superato 3 giorni, ma magari 4, 5 oppure 29, conta sempre solo 1. Quindi è un indicatore che è comodo, diciamo conveniente se ci sono molti outliers, molti casi sfigati,
ma quelli nascondi perché li nascondi come se fossero un ritardo lievo, un ritardo forte, lo conti nello stesso modo, quindi il ritardo forte non ti pesa tanto. Se fosse una media invece quel 29 giorni o 3 mesi, certo che ti conta, no? Ti influenza di molto la media. Quindi questo lo si fa, questo trucchetto qua di dividere in due gruppi accettabile e non accettabile e conteggiare la percentuale anche quando l'indicatore di partenza non fosse un indicatore ordinale ma anche un indicatore dei rapporti o di intervalli dove potrei anche fare una media ma decido di non farla. Perché probabilmente così conviene di più. Ecco, dal punto di vista dell'utente questo indicatore non avrebbe molto senso. Indicatore definito in questo modo, perché l'utente fa una, due prenotazioni. Quindi dal punto di vista individuale, il fatto che lui ha avuto una prenotazione sfortunatissima, quindi tardissimo, ma è solamente all'1% dei casi, perché nel 99% dei casi non succede questo disguido. Capito, però a me è capitato, quindi dal mio punto di vista di stakeholder mi è capitato una volta su due, perché ho fatto due prenotazioni, una delle due è andata male, che poi il sistema nel suo complesso, nel 98, nelle altre 90, ci siano state altre 98 prenotazioni che sono andate benissimo, a me come stakeholder utente non interessa. Quindi questo tipo di indicatori, no, di cui parlavamo prima, che sono indicatori comunque di servizio, sono più da vedere sempre dal punto di vista dell'erogatore, di chi eroga il servizio, perché va a vedere sulla statistica dei ritardi. Mentre invece sul singolo abbiamo giustamente, direi, definito una media. Cioè, questi sono i miei interventi e andiamo a vederli tutti, solo i miei. Quindi consideriamo solo la piccola statistica delle mie prenotazioni, non la grande statistica di tutto lo studio. Va bene? Allora, a livello di KPI ragioniamo essenzialmente in questi modi. Il punto di partenza chiaramente è questo, cioè troviamo lo scopo, cioè quali sono, dicevamo prima, gli elementi che danno maggior valore al tipo di stakeholder che stiamo considerando. Mentalmente proviamo a spaziare, no, tra tutti i vari KPI possibili e ci accorgiamo che ce ne sono alcuni che magari assumono maggiore importanza per questo stakeholder e cerchiamo di formalizzarli. Ok, proviamo a spaziare anche su qualche cosa di diverso rispetto allo studio medico, che direi che ci ha già tenuto fin troppa compagnia. Allora, proviamo magari a ragionare insieme, l'avete già visto se non sbaglio, no? Con qualche esercitazione, oppure non l'avevo mai, no, forse no, non l'abbiamo ancora messo. L'appello precedente. No? Quindi magari qualcuno l'ha visto già facendo esercizi di esame, ma sì, è vero, quest'anno in laboratorio non dovevo andare. Quindi cominciamo a ragionare su questo, così poi vedremo di risolvere insieme le parti un pochino più importanti. Qui parla di un editore digitale che pianifica la creazione di una piattaforma di self-publishing online attraverso la quale diversi autori possono scrivere dei libri e metterli in vendita attraverso la piattaforma. Ogni autore deve essere preventivamente registrato nella piattaforma fornendo i propri dati personali e bancari e un breve curriculum di presentazione. L'autore può creare uno o più libri secondo due modalità diverse, di upload o di editing. Nella modalità upload, l'autore lavora sul proprio PC con strumenti tradizionali, tipo Word, e al lavoro finito può caricare sulla piattaforma il file PDF corrispondente al libro completo. Quindi, in modalità 1, io mi creo il mio libro. Quando il libro è finito, mi registro alla piattaforma con l'autore, se non sono già registrato, e dico, ok, questo è il nuovo libro, ti do il PDF. Ma questo sistema ha un'altra modalità, che è la modalità online, in cui l'autore compone, modalità di editing, scusate, si chiama qua, in cui l'autore compone il libro direttamente online all'interno della piattaforma, attraverso strumenti di editing basati sul web, tipo un Google Document, no? Scrive direttamente lì. La modalità deve essere scelta al momento della creazione del libro. Quindi io qua ho due livelli, prima mi devo registrare come autore, poi una volta che sono autore posso
creare più libri. Per ogni libro posso scegliere, nel momento in cui lo definisco, se lavorare in modalità offline oppure in modalità di editing online. Nella modalità upload, ogni nuovo caricamento corrisponde a una nuova versione del libro, perché magari carico un PDF, poi correggo delle cose, allora lo ricarico e questa sarà la versione 2, la versione 3 e così via, dello stesso libro, non creo un libro nuovo ogni volta, no? Un po' come fosse la nuova edizione. In modalità editing, invece, le versioni sono generate automaticamente e corrispondono alla data di modifica, cioè ogni volta che vado lì e modifico qualcosa, automaticamente sto creando una versione nuova. Non c'è proprio l'azione esplicita, adesso ti carico la nuova revisione. La nuova revisione è quella di ieri alla data totale. In ogni momento, quindi, l'autore può tornare a una delle versioni precedenti. Va bene. E questa è la parte di scrittura. Al termine della scrittura del libro, l'autore ne richiede la pubblicazione. Quindi, a un certo punto, l'autore può dire: io sono soddisfatto così, lo voglio pubblicare. Finora è rimasto privato, no? Non è ancora andato al pubblico. La pubblicazione, quindi, è su richiesta dell'autore e deve essere approvata da un gruppo di almeno 3 revisori. Cioè, non è che puoi pubblicare qualunque scemenza. Tu dici: lo voglio pubblicare, e hai dei revisori che ti dicono: sì, fai pure, oppure fa schifo, oppure sì, sarebbe bello, ma magari modifica, però ci sono questi errori, correggi questo. Chi sono questi revisori? I revisori sono scelti dal sistema, estraendo sorte tra gli altri autori registrati. Quindi è una piattaforma tra pari. Altri autori che hanno già pubblicato dei libri possono fungere, possono essere scelti a caso dal sistema per rivedere il tuo libro, con dei criteri che qua non vengono approfonditi. Purché l'unico vincolo è che questi abbiano pubblicato almeno 2 libri, cioè non vado a prendere mio cugino che si è appena registrato, dico: senti, registratevi tutti i cugini, così magari uno di voi viene scelto come revisore, no? Devono aver comunque almeno pubblicato 2 libri, quindi a loro volta essere passati da questo giudizio di revisione da parte degli altri. E poi c'è l'analisi dell'esito di questa revisione. Se i 3 revisori concordano sulla qualità del libro, esso viene posto in vendita al prezzo definito dall'autore. Boh, se tutti e 3 dicono sì, va bene, lo pubblica, viene pubblicato automaticamente. Se 2 su 3 concordano, cioè 2 dicono sì e 1 no, allora vengono coinvolti ulteriori 2 revisori. Cioè, visto che non c'è un consenso pieno, anziché fare la revisione tra 3, la facciamo tra 5. Quindi quei 3 ce l'ho già, ne prendo altri 2 e la pubblicazione viene ammessa se almeno 4 su 5 sono concordi. Che è un altro modo di dire che i 2 nuovi devono dire entrambi sì. Altrimenti. In tutti gli altri casi la pubblicazione viene respinta. E cosa vuol dire respinta? Che l'autore potrà, dovrà continuare a lavorare sul proprio libro, facendo quindi revisioni nuove, risolvendo i problemi che i revisori avranno segnalato in un commento testuale. Perché non è che basta dire no, no perché, devi spiegarmi perché non va bene, no? E quindi c'è tutto questo processo che si può ripetere. Una volta che un libro è pubblicato, esso è liberamente acquistabile dai clienti del sito. Vabbè, ovviamente, pubblicato, passato la revisione, chiunque può comprare, che può essere scaricabile sotto forma di PDF o di ebook, e i proventi vengono versati trimestralmente agli autori e detratta una quota del 15% per l'editore. Beh, questa è la parte più facile, una volta che ci sono, è semplicemente una parte di marketing, di digital marketing, di vendita, di e-commerce. Ok? Allora, in questo appello venivano chieste 4 cose, ma noi proviamo a fare tutte e 6. Il diagramma delle classi, che c'è sempre in tutti gli appelli, il modello di processo, che c'è sempre in tutti gli appelli. Poi in questo caso veniva richiesta la descrizione del caso d'uso relativo all'approvazione da parte di un revisore. Descrizione del caso d'uso significa la narrativa. Quindi col main success scenario, le estensioni, il primary actor, eccetera, eccetera. Non è richiesto il diagramma dei casi d'uso. Se fosse richiesto, ci sarebbe una frasetta diversa da questa, che è: si disegna, viene chiesto il punto, non so, 3, il diagramma dei casi d'uso a livello di user goal relativo allo scenario descritto. Normalmente in ogni appello vi chiediamo o il diagramma dei casi d'uso, di tutti i casi d'uso a livello di user goal complessivi, oppure la descrizione di uno dei casi d'uso, ne diamo già nome noi, come, cioè, sottinteso che quel caso d'uso lì esiste,
e non vi chiediamo di fare il diagramma, o l'una o l'altra cosa. E poi il punto 4 è, in questo caso, i tre KPI più significativi relativi al funzionamento della procedura dal punto di vista dell'autore. Quindi relativi, e qui non posso mettere il nome del processo perché non so che processi farete voi. Quindi il processo descritto dal sistema dal punto di vista dell'autore, quindi vi diamo lo stakeholder da cui mettervi per poter descrivere i KPI. L'altra domanda possibile, che di solito è in alternativa rispetto a quelle KPI, quindi c'è il KPI oppure c'è l'altra, è quella della creazione di mockup dell'interfaccia per un singolo caso d'uso. Allora, normalmente il caso d'uso, la descrizione del caso d'uso e il, lo dico diversamente, la domanda sui mockup ve la mettiamo solamente quando c'è la descrizione del caso d'uso, perché mockup deve avere a fianco, no, uno scenario per poter essere definito, quindi non ci sarà mai. Però vabbè, sono combinazioni, l'unico vincolo che c'è tra questo tipo di domande, le prime due ci sono sempre, il modello concettuale e il modello di processo lo proviamo sempre, anche perché senza questi il resto non ha senso, non riusciamo a costruire. Allora, proviamo a spendere 5 minuti, poco ci rimane adesso, a cominciare magari a ragionare sul modello concettuale di questo esercizio. Allora, ci sono alcuni concetti relativamente semplici. Facciamo un diagramma delle classi. Abbiamo l'autore, abbiamo il libro. L'editore digitale è il contesto in cui lavoriamo, quindi non va rappresentato esplicitamente. Quindi una classe autore, di sicuro, e la classe libro. Poi andiamo a raffinare. All'autore crea un libro, o più libri, autore registrato nella piattaforma, definisce una serie di libri. Ciascun oggetto libro in realtà ha una sua vita abbastanza travagliata, perché devo caricarne una più revisioni, deve essere sottoposto a controllo da parte degli altri autori e così via. Però è sempre quello. Quindi io vedo una relazione, diciamo crea, tra autore e libro. Il libro ha delle informazioni che non cambiano mai, che sono il titolo, l'autore stesso, e poi ha il contenuto che invece evolve, no? Se il contenuto è un PDF, questo PDF ha tante versioni diverse, se il contenuto è online sarà una stringa che viene aggiornata attraverso le varie versioni. Quindi ci sono alcuni dati del libro, tipo il titolo, tipo, che ne so, il genere, tipo, lo dice dopo, il prezzo, nel testo lo dice molto più avanti, però dice a un certo punto verrà messo in vendita al prezzo definito dall'autore, allora quel prezzo è il prezzo del libro. Poi, come descrivo il contenuto? Il contenuto lo devo descrivere in modi diversi a seconda che il libro sia un libro che l'autore ha scelto di produrre online oppure che l'autore abbia scelto di produrre offline. Quindi, per far questo, magari il costrutto più comodo potrebbe essere quello di usare due sottoclassi, che sono il libro offline e il libro online, in modalità online, che siano sottoclassi di libro. Mm.
l'oggetto è sempre lo stesso, ma ha due forme leggermente diverse, si differenzia per qualche dettaglio, e i dettagli li vado a mettere nelle rispettive sottoclassi. E in realtà il vero dettaglio è la forma che assumono le varie revisioni. Per cui un libro online è composto di una serie di revisioni in PDF, dove ho chiaramente un file in PDF, che è un file caricato, mentre in modalità online ho le varie versioni che contengono ciascuno il testo, diciamo genericamente una classe text. E c'è in entrambi i casi una relazione uno molti tra questi. Quindi il libro online, se un libro online viene creata una revisione, vengono create più revisioni, quindi la molteplicità qua è sempre uno molti. E se online, chiamiamola versione anziché revisione, mi sembra che il testo dica così, sempre di tipo uno molti. Ah, ovviamente l'altra cosa che è la data. Della versione e anche della revisione. No, questa è l'unica differenza nei due libri, la modalità con cui vengono create e modificate le singoli passaggi precedenti alla pubblicazione. Fatemi salvare. Poi cosa succede al libro? Beh, qui ho tutto ciò che mi serve per creare un nuovo libro e crearne le varie versioni. Ciò che manca sono le informazioni relative alla fase di revisione. Quindi di questo libro chi sono i revisori, che giudizio gli hanno dato. Perché poi sulla base del giudizio io so se il libro è in vendita oppure no, potrà essere messo in vendita oppure no. Ok? Continuiamo giovedì?